ben piena di materiale, alcuni esempi di materiale. Con una attenzione, io ho portato esempi di materiali, di ditte che hanno lavorato alla Becca, sono esempi di materiali e non sono esempi di ditte, perché sono anche altre ditte che fanno le stesse cose, e quindi poi la scelta di materiali, ditte, è una scelta che deve essere ponderata e ognuno deve fare. Chiaramente avevo bisogno di darvi degli esempi e sono andato su una ditta, ma non è nessuna indicazione di ditte da scegliere nel lavoro. Ora, sicuramente i vostri insegnanti vi avranno spiegato in maniera abbastanza ampia di come negli ultimi pochi anni è cambiata la normativa dal punto di vista energetico e da cosa dal punto di vista energetico la normativa sulle costruzioni. Oggi eravamo il paese più avanzato al mondo in normativa energetica già quasi 20 anni fa, perché infatti, una piccola parentesi, mi scuso con voi se è una presentazione che ho fatto da un'altra parte, ma sono arrivato stanotte da un convegno europeo, non ci ho fatto cambiare la presentazione, però è lo stesso, perché ero al convegno del CECODAS della Comunità Europea sugli edifici, energia sostenibile per le case sociali, non ce l'ho fatta. Abbiate pazienza, chiudo. La normativa in tema ambientale è una normativa che si è evoluta tantissimo. Eravamo i più avanti in Europa nel 1991, la legge 10, che però purtroppo si è tramutata in un cumulo di carte che nessuno controlla, e nonostante entro, mi pare, 3 o 6 mesi, aspetta, c'è questa qui, si va avanti da solo, entro 3 o 6 mesi, poi avremmo dovuto emanare i decreti attuativi, questi decreti attuativi non sono mai stati emanati. Poi abbiamo avuto, pur essendo quelli più avanti in Europa, per adeguarci a una direttiva comunitaria del 2002-91-CE, fare una legge di corsa, la 192 del 2005, poi abbiamo fatto la 311-2006, che oggi è la normativa vigente in campo energetico. Tutto questo è intersecato da una marea di altre norme in campo sempre energetico che sono state introdotte in varie leggi, per esempio nelle finanziarie, nella finanziaria 2007, finanziaria 2008, nei decreti attuativi sulle facilitazioni fiscali. Questo lasciamo un attimo da parte, perché sennò arriviamo domani mattina e sicuramente lo conoscerete già bene. Ora, il discorso della casa di Albenga è il discorso di una casa pensata dall'inizio per quello che si vuole raggiungere, ed oggi se si vuole fare una progettazione corretta non basta più pensare quanto è grande la stanza, come lo vogliamo fare, ma bisogna partire dal risultato di tipo energetico e prestazionale che si vuole avere. Una volta si diceva faccio il progetto, poi lo do all'impiantista. Oggi non è corretto assolutamente, poi molti professionisti lo fanno, ognuno poi si comporta come vuole, molti professionisti purtroppo fanno ancora così. E vi dico che il GIA Gaminara, che è un tecnico impiantista bravissimo, con il quale ci siamo anche confrontati in 2 convegni, ha fatto i miracoli nella torre di Bofill. La torre di Bofill è una schifezza energetica, e lo dico e me ne prendo la responsabilità, e poi vi dico anche che abbiamo già avuto la prima controprova, con mio piacere e dispiacere. Gianni Gaminara ha fatto tutto quello che poteva anche con un po' per diminuire i consumi e il discomfort di quella casa, dove il problema energetico e del comfort abitativo non è stato assolutamente affrontato. Abbiamo confrontato casa di Albenga e casa della Torre Bofill. A parità di volume abbiamo fatto un conto nei 2 convegni che abbiamo fatto insieme, un martedì dietro l'altro insieme, che una consuma 13 volte più dell'altra in energia e 40 volte in energia primaria. Perché faccio questa divisione? Perché voi sapete che
l'energia elettrica che arriva nella nostra presa è un terzo dell'energia primaria necessaria per poterla produrre. Quindi 13 lo moltiplico per 3 e quindi io energia primaria, combustibile qualunque sia, 40 volte quella di, non 13 quella di Rabecca. Tant'è vero che il mese scorso è arrivata il primo consuntivo delle spese di quei disgraziati che hanno comprato la Torco Film. C'è stata persone con 60 metri di casa, 70 metri di casa e non ci vivono, gli è arrivato 4.500 euro di spese di riscaldamento. Questa è stata la controprova di quello che abbiamo detto. C'è gente che mi venuta a chiedere, l'amministratore mi dice mi danno del ladro e io non ne posso niente di quello, hai ragione, perché quello non va bene. Ladro, io non lo conosco, non posso dire. Non lo dico il fatto, perché no, è l'amministratore mi ha chiesto come mai, e gli ho detto per quella casa lì, come si può fare a migliorare, e ho detto cacci laggiù. Perché in effetti oggi quella casa lì, tutto quello che si poteva fare è stato fatto. No? Ma non per parlare male di una cosa, ma un esempio. Le nostre case oggi hanno una performance energetica media, praticamente richiedono in Italia 200 kWh al metro quadro all'anno per il riscaldamento invernale e l'acqua calda. In Liguria stiamo peggio, 250 la media, costruiamo peggio. La casa passiva deve essere sotto i 15 kWh al metro quadro all'anno. Ecco, quindi questo è il primo dato importante, eh? Quindi da 250 circa a... Cos'è un kilowattora?